Ciao a tutti e benvenuti nel mio bagno dopo la bellezza di 5 mesi! Yeah! Ce la posso fare. Sì, lo so, sono terribile, ma mi sono concentrata su tantissime altre cose. Il lavoro, perché intanto ho cambiato lavoro, e il blog, perché adesso il blog va avanti benissimo, sono molto contenta, anche se ancora alcune cose sono da perfezionare. Collaboro con un'altra testata online, quindi tra eventi, press day, insomma, sono piena di cose da fare. Ovviamente la mia famiglia, il mio bimbo, il mio cane e anche l'altro mio bimbo grande, quindi insomma, diciamo che non ho tempo, non ho tempo, però ho deciso di ritagliarmi un po' di tempo nuovamente, ci proverò. Confidate in questa cosa e niente, accendo la luce perché io non vedo tubetto. E niente, adesso volevo struccarmi perché oggi pomeriggio sono a casa, strano ma vero da dirsi, e non sopporto il trucco quando sono in casa, quindi iniziano a pesarmi gli occhi, ho bisogno assolutamente di struccarmi. E quindi strucchiamoci insieme. Cosa uso io per struccarmi? Intanto mi tiro indietro i capelli perché bellissimo. Ah, ho scurito i capelli. Fatemi sapere se vi piace. A me piace un sacco. E poi stanno ben crescendo, guardate qui. Niente, allora, la mia pelle fa schifo ultimamente. Cioè, ultimamente adesso sta migliorando perché sto usando i prodotti giusti per il momento. Insomma, la pelle è secchissimissimissimissima. E quindi sto utilizzando dei prodotti apposta per la mia pelle. Secchissimissimissima. Quindi mi sto struccando con questo Physiogel sollievo calmante per pelle secca e arrossata. E quindi ne metto un po' sul mio dischetto di cotone. Niente, quindi vi dicevo tutte queste cose e tra l'altro vi lascio il link al blog che è quindi cambiato e insomma è cambiato abbastanza, quindi mi farebbe piacere sentire cosa ne pensate. E intanto mi stricco. Ultimamente sto facendo il gel alle unghie, lo adoro, perché non ho il tempo neanche di, ovviamente, stare a sistemarmi lo smalto, tenermi curate le unghie e quindi ho pensato bene, mi faccio il gel e elimino qualsiasi problema, perché sennò veramente non ci stavo dietro assolutissimamente e purtroppo al lavoro non posso andare con le mani non curate. E anche stare senza smalto non mi piace, cioè proprio non mi piace, non mi piace, punto. Ora, mi è caduto lo spazzolino. Mi lavo il viso con questo che ho preso al discount, molto tranquillamente. E la mia saponetta al sale di Cervia, ma è delicatissima, quindi non dà fastidio alla mia pelle secca e irritata. Anzi. Non è la mia routine proprio di bellezza, è un semplice struccaggio, ma avevo voglia di salutarvi, insomma, farvi vedere che comunque esisto ancora, sono ancora viva. Metto la crema sempre della stessa linea Physiogel sollievo calmante grazie a questi prodotti devo dire che la mia pelle è abbastanza rinata, non sta più cadendo a pezzi. In più varie maschere, nutrienti, idratanti, rigeneranti e chi più ne ha più ne metta, stanno facendo il loro discreto lavoro, devo dire. E poi nei punti più critici vado ad utilizzare questo campioncino Dr. Organic della crema notte. Sì, lo so che non è notte adesso, però
Sono le 4 del pomeriggio e io mi sto già struccando e preparando, diciamo. Quindi stasera mi darò soltanto una risciacquata e rimetterò un po' di crema. Utilizzo appunto questa qui che è una crema notte all'olio vergine di cocco. È veramente molto molto idratante, nutriente e corposa come crema. Però non la metto su tuttissimo il viso, tuttissimo. Ma soltanto nei punti più problematici, quindi fronte, mento e lati del naso e naso ovviamente. Un po' sulle guance perché porto il resto sulle guance perché anche lì ho dei problemi di secchezza. E devo dire che è ottimo, a parte il profumo di cocco meraviglioso, io adoro il cocco. Buonissimo, infatti mi sa che appena mi finisce questo campioncino mi compro la full size perché la adoro, mi piace un sacco. E poi devo dire che quando poi mi sveglio al mattino la pelle è veramente più morbida, idratata, cioè non è più un tiner, comunque non è che resta unta la pelle, resta comunque un po' umidiccia, no? Quindi come se la crema si deve proprio assorbire bene nella pelle. Io non sto a spalmarla troppo in modo che vada via, la lascio ben agire e penetrare dentro, in modo che comunque la pelle assorba e si idrati bene bene. E al mattino mi sveglio con la pelle non so parlare oggi, ben idratata e per niente più, cioè ben asciutta, insomma, si è assorbita bene tutto il prodotto. E poi sugli occhi vado a mettere questo balsamo. Contorno occhi di Dottor Hauschka. Questo anche è molto grasso come balsamo. Il profumo è ottimo come tutti i prodotti della linea viso Dottor Hauschka. E anche questo serve proprio a idratare in profondità. Lo metto con questa parte del dito perché altrimenti mi finisce tutto sotto le unghie e non è una bella cosa. E questo sì, questo unge un po', eh. Però devo dire che anche questo, quando poi mi sveglio al mattino, non ho più l'unto. Cioè, anche qui tutto il contorno occhi se l'è ben assorbito. Quindi vuol dire proprio che la pelle ha necessità di idratazione. Niente, questo era tutto. Spero che non passeranno altri 5 mesi dal prossimo video. Se ci siete e vi va di vedere ancora i miei video, datemi un like con un pollice in su. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, una buona settimana e vi mando un grosso bacio. Ciao!